Ciao a tutti! Oggi prepareremo il roast beef con patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono: per la carne per roast beef tipo lombardo scamone, sale grosso, pepe, olio evo, acqua, rosmarino, aglio, alloro, maggiorana, patate. Per la salsina, glassa l'aceto balsamico e olio evo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'alloro, la maggiorana, il pepe, il rosmarino, l'aglio e il sale grosso ed azionare il bimby per 15 secondi a velocità 9. Il trito è pronto, metterlo sulla carne. Massaggiare la carne su tutta la superficie. Posizionare un foglio di carta da forno nel baroma e mettere la carne. Versare l'olio. E chiudere la carta da forno. Mettere nel boccale l'acqua . Posizionare il cestello con le patate . Chiudere con il coperchio . Posizionare il varoma . Chiudere con il coperchio ed azionare il bimby per 40 minuti . Temperatura varoma, velocità 1. Il roast beef e le patate sono cotte. Recuperare il sughetto presente nella carta da forno e posizionarlo in una ciotola e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale, adesso prepareremo la salsa. Mettere nel boccale il liquido della carne, l'olio, e la glassa. Ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 3. La salsa è pronta, mettere da parte e lasciare raffreddare completamente la carne prima di affettarla. Roast beef con patate. Grazie e alla prossima ricetta.